Med for Science torna, questa è la fase finale, 37 le scuole partecipanti in totale, 6 le finaliste, la giuria sta per decidere. Carlo Rosa, amministratore delegato di Assorin, e insomma un progetto che va avanti, che mi pare dia qualche soddisfazione anche a voi, oltre che naturalmente alle scuole come quella dell'anno scorso di Nizza Monferrato, che oggi ha un laboratorio chimico di alto livello e pronto. Guardi, noi otteniamo l'entusiasmo, no? Quello che è meraviglioso di questa esperienza è vedere questi ragazzi, come avete visto, che sono molto più maturi di quello che noi ci immaginiamo essere, che hanno una capacità comunicativa importante e hanno l'entusiasmo verso la scienza, che era un po' l'obiettivo che noi avevamo con questo concorso. Ecco, la scienza quindi appassiona davvero i ragazzi, non è soltanto una cosa che si dice prima di dare le pagelle. No, io direi di sì da quello che abbiamo visto. Lei conti, c'era oggi un articolo su un principale quotidiano italiano, nei prossimi 10 anni il 70% delle offerte di lavoro avranno un contenuto tecnico. Quindi è importante aiutarli a 18 anni a fare la scelta giusta professionale. Noi ovviamente cerchiamo di portarli verso la scienza. Poi sarà la giuria naturalmente a decidere, ma come le sono sembrati questi progetti? Ma secondo me straordinari e soprattutto il tempo e la passione dedicato dagli insegnanti, che molto spesso vengono descritti in maniera diversa, ma poi la passione e la maturità dei ragazzi. Quindi secondo me io li premierei tutti, però sa come alla fine bisogna che vinca, ci sia un vincitore, quindi decideranno i giurati. Ecco, lei che ha quotidianamente a che fare con la scienza, secondo lei dove va la scienza, e collegata anche in qualche modo con la tecnologia, nei prossimi anni, nei prossimi decenni, qual è la direzione o quali sono le direzioni più affascinanti da intraprendere? Guardi, noi lavoriamo in life science, la scienza va dove la facciamo andare noi, e secondo me ci sono delle opportunità incredibili. Tutti i giorni escono dei prodotti innovativi, la qualità della vita e la lunghezza della vita sta aumentando. L'importante secondo me è la connotazione, che rimanga una connotazione positiva della scienza, no? Perché purtroppo siamo in un momento in cui, se vedete, si tende anche a dare una connotazione negativa che è molto pericolosa. Ma guardate questi ragazzi, hanno capito qual è il vero valore della scienza, no? È il futuro e ci dedicano passione. Mantenendoci anche passione ed etica. Assolutamente, etica, e tant'è che molti di loro, se avete visto, hanno parlato dell'aspetto regolatorio, no? Quindi la scienza va regolata, ma la scienza va assolutamente incitata, perché e poi il futuro è qualità di vita. Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Teleton e presidente di giuria, come le sono sembrati i lavori di queste ragazze, le proposte di queste ragazze? Sono tutti bellissimi, veramente splendidi progetti, la difficoltà sarà premiarne soltanto uno, perché l'entusiasmo con cui hanno lavorato, il livello dei progetti presentati veramente meriterebbe disponibilità ancora di maggiori fondi. Certamente i ragazzi hanno lavorato molto bene, sia a livello di gruppo in classe, sia molto bene anche nelle presentazioni che finora abbiamo visto, che sono state veramente molto molto ben condotte. E fare buona scienza e buona divulgazione della scienza sono due cose che devono essere molto collegate, e questo è un aspetto molto interessante. Io credo che un aspetto interessante che vada sottolineato è che i ragazzi hanno lavorato con grande passione ed entusiasmo, in fondo sottraendo tempo a tutti gli altri impegni che hanno normalmente a scuola, e nel formulare questi progetti stanno investendo in un futuro che probabilmente non apparterrà a loro, ma apparterrà agli studenti che verranno negli anni successivi, perché quando il laboratorio verrà installato magari alcuni di loro saranno già usciti dalla scuola. E questo è un dato molto interessante, perché questo è lo spirito della scienza. La scienza significa investire in un futuro che magari non appartiene alle generazioni di adesso, ma a quelle future. E insegnarlo già dagli anni del liceo credo che sia formativo per una società migliore. Quali sono i criteri che terrete in considerazione come giuria per la valutazione? Terremo in considerazione sicuramente l'idea e l'articolazione dell'idea, perché un'idea che poggi su
come dire, un progetto forte, no? E che quindi sviluppi una serie di attività in modo coerente intorno ad un'idea centrale. Però terremo molto in considerazione anche come l'idea viene presentata, come il progetto è stato articolato e anche come verrà poi presentata oggi durante la giornata alla giuria, perché anche questo è sicuramente molto importante, tant'è che verrà anche assegnato un premio speciale per la presentazione del progetto. E poi la comunicazione della scienza, in parte l'ha già accennato, forse è sempre più importante, perché è più importante anche la scienza. È sempre più importante la comunicazione della scienza, soprattutto credo lo sia anche nel nostro paese, perché in fondo la cultura scientifica nel nostro paese è molto bassa. Allora bisogna fare un grande sforzo, che è quello di innalzare la scienza alla dignità di cultura, e nello stesso tempo fare in modo che la scienza sia qualcosa di divulgabile a un pubblico anche non esperto scientificamente, facendo però comprendere che ci sono delle regole alla base della scienza che rendono alcune notizie vere e alcune notizie molto false, e una buona divulgazione scientifica deve educare ad andare ad intercettare la verità, qualcosa che poggia su un dato sperimentale, un dato scientifico vero, e non è invece una bufala. E arriviamo ai vincitori. Allora, per il premio speciale di comunicazione è andato al liceo Albert Einstein di Torino, ma il primo premio assoluto di questa edizione di Made for Science è andato al liceo Augusto Monti di Asti. Fate un applauso, fatevelo da solo. Guidati dal professor Valente, che è qui. Allora, chi mi racconta questo progetto? Allora, questo progetto è nato appunto per studiare e capire i funghi, questi sconosciuti appunto. Questi abbiamo appunto scoperto che in alcuni alimenti sono presenti delle tossine che possono essere molto dannose per l'essere umano. Quindi il nostro obiettivo, attraverso anche questi fondi, questo premio che abbiamo ricevuto, ci servirà per la scoperta, per scoprire maggiormente in quali cibi possono essere presenti e quindi tutelarci in qualche modo. Professore, c'è stato un bel entusiasmo, mi sembra, tuttora, a parte i ragazzi, oltre che per la vittoria, anche per il progetto. Sì, soprattutto quando si esce dalla dimensione scolastica, ovviamente si scoprono proprio dei ragazzi che hanno voglia di fare, di partecipare, che sono interessati e quindi che hanno anche delle competenze in merito a questa attività. Quindi diciamo che quando effettivamente si fa scienza, anche se ovviamente all'interno di un liceo scientifico, si riscontra da parte dei ragazzi molta partecipazione e molto interesse. Ecco, le scienze che sono sempre considerate, no? Insieme anche alla matematica, insomma, diciamo argomenti molto duri, molto rigidi, hanno anche un loro aspetto, diciamo, di socializzazione. Ma soprattutto perché loro sono abituati a studiarle soltanto sui libri, sì. E noi purtroppo non riusciamo ad allontanarci da quell'ottica lì. Nel momento in cui si riesce effettivamente a uscire dalla dimensione aula, dal libro di testo, per approfondire altre questioni del mondo reale, cioè del mondo esterno, effettivamente partecipano in modo attivo, cioè si rivitalizzano, no, rispetto ad un ambiente strettamente scolastico. Infine, col premio di Assorin, insomma, quindi a che cosa servirà in concreto? Noi adesso dovremo potenziare il laboratorio di scienze proprio per attuare queste ricerche che abbiamo presentato qui sull'analisi dei funghi.